Ciao a tutti, buongiorno, buongiorno a tutte, ciao ragazzi, ciao ragazze. Avete visto la partita della Fiorentina? Che è successo? Domandona rivolta soprattutto a quelli che non credono, quelli che credono, anzi, o meglio, quelli che credono che sia tutto normale, quelli che credono ai racconti fantomatici di chi vuole nascondere quello che sta purtroppo succedendo intorno a noi. Avete visto la partita? Lo chiedo a, oppure avete visto la notizia di quello che è successo a Basilea, no? Contro il Basilea, questa. Quella che è la partita, perché è stata interrotta la partita per 8-10 minuti? Con i giocatori della Fiorentina con le mani in testa. Vi faccio questa domanda: avete visto o non avete visto? Fate finta di nulla? Fate finta che sia tutto normale? Oppure iniziate ad ammettere che sarà la nuova normalità? Che dovrete e dovremo abituarci a queste cose. Perché al di là dei grandissimi leoni, però un tifoso ha avuto un malore improvviso, è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale. Questo fa capire che è la nuova normalità. Che non è normale, però. Non è normale, perché io a memoria non mi ricordo così tanti casi, no? Così tanti casi, cavoli, tutti gli stadi, concerti, e gente durante, mentre fa sport normalmente, a scuola, al lavoro, ovunque. Quindi non parliamo di calcio, parliamo di questi malori improvvisi. Tutto normale? No, non è tutto normale. Vi consiglio di andare a vedere. Andate a vedere, scrivete Fiorentina malore, troverete tutto. Non ve lo dico io, ve lo diranno loro. Mani nei capelli i giocatori per un motivo. Partita sospesa per malore in mezzo ai tifosi della Fiorentina. Non si sa ancora nulla, non ci sono notizie. È stato ricoverato d'urgenza il tifoso. Preghiamo per lui. Tutto normale? Ve lo chiedo, tutto normale per voi? No, anche se è la nuova normalità. Abituiamoci, abituatevi. Ciao a tutti, buona giornata. A più tardi, tra un'oretta circa le notizie del giorno. Ciao a tutti.